Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale, che ovviamente è dedicata all'emergenza sanitaria e anche agli sviluppi economici, soprattutto di questa emergenza. Allora, in apertura parliamo di cassa integrazione perché l'Abruzzo è fra le prime 8 regioni in Italia per numero di pratiche per la richiesta di cassa integrazione, oltre 9.000 quelle inviate fino ad oggi. Polemica a distanza fra la Lega e il Partito Democratico. Oltre 9.000 domande evase per quanto riguarda la cassa integrazione nella nostra regione fino a questo momento. Oltre 9.300 domande inviate all'INPS, 9.500 quelle accettate e sono quasi 2.400 quelle in lavorazione per degli errori che purtroppo la Regione non può modificare autonomamente. Stati dei problemi nei giorni scorsi anche per questo rimbalzo di responsabilità tra il governo centrale e gli enti regionali. Purtroppo è solo un'azione, diciamo, di scorrettezza, e anche di menzogna utilizzando dati vecchi, come sta succedendo ancora adesso. Noi siamo fra le prime 8 regioni che hanno finito completamente a valutare tutte le pratiche arrivate, ce ne sono logicamente alcune che non possono essere evase per degli errori. L'INPS ci ha sempre detto che se noi mandavamo delle pratiche, lavorate bene, correttamente, loro avevano dei tempi celeri, nei 15 giorni. L'80% di quello che noi avevamo mandato loro erano usciti ad autorizzare proprio perché erano delle pratiche lavorate in modo pulito. Dopo che noi la mandiamo all'INPS, l'INPS deve mandare di nuovo una comunicazione ai datori di lavoro per ricevere l'SR41 che deve essere corretto con l'IBAN dei lavoratori e con il numero di settimane che ogni lavoratore ha fruito di cassa. Mi dispiace che il Partito Democratico, che ha la diretta responsabilità, essendo una forza importante del governo, abbia montato una polemica sulla nostra regione, accusando l'assessorato diretto da Piero Fioretti di inefficienza ed incapacità. Questa è stata una scorrettezza. Uno, perché i responsabili sono stati loro con l'azione di governo. Due, perché hanno dato falsi e commentato dati che non erano corrispondenti alla realtà. Terzo ed ultimo ragionamento, io non posso accettare che in un momento di grande difficoltà, con una pandemia nazionale in corso, dove ci dovrebbe essere l'intelligenza, la capacità di sapersi unire rispetto alle difficoltà anche legislative e amministrative che si portano avanti e che si devono risolvere, invece si preferisce la polemica. Ecco, questo non è stato sicuramente una bella pagina per il Partito Democratico. L'impatto dell'emergenza coronavirus si registra anche sull'import-export. Una delle proposte per la fase 2 è quella di introdurre i voucher per l'internazionalizzazione. Vediamo. Le merci stanno transitando con alcune difficoltà, ma stanno transitando, per cui ci si attende una graduale ripresa anche degli scambi. Il lockdown non risparmia l'export. Benché le merci continuino a circolare, l'impatto dell'emergenza è stato considerevole. L'impatto è stato forte, un po' in tutti i settori, in particolare quelli che non hanno proprio potuto svolgere la produzione. Alcuni sono riusciti a riconvertire. Nell'ambito agroalimentare c'è stato sicuramente un impatto forte, ma anche legato alla dimensione aziendale e ai mercati di sbocco, soprattutto ai canali, ecco, ai canali in cui il prodotto è destinato. Sono riuscite a limitare i danni quelle aziende che hanno saputo riconvertire la produzione e quelle che hanno conciliato l'export con la vendita al dettaglio. In qualche modo la crescita delle esportazioni su questi canali ha bilanciato in parte, non in tutto, ma in parte, le perdite del canale del fuoricasa. Quindi diciamo c'è una situazione abbastanza variegata. Adesso ecco è il momento sicuramente di spingere sull'acceleratore per riprendere il percorso perduto. Il danno economico però, se riguarda l'export, non può che riguardare anche il percorso a ritroso, quello delle importazioni. Le filiere chiaramente si sono in alcuni casi interrotte, in altri casi rallentate, e siccome ormai le filiere sono sempre più internazionali, quindi immaginiamo che un'azienda che produce un prodotto finito molto spesso ha fornitori su diversi paesi, quindi questo discorso delle filiere è assolutamente fondamentale. Una delle proposte per il rilancio dell'economia è quella di introdurre i voucher per l'internazionalizzazione.
che secondo me ha avuto dei risultati estremamente interessanti, sia a livello nazionale, quando fu per 2 annualità promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, e sia in alcune regioni, una di queste ad esempio il Lazio, che ha messo in campo delle risorse per dare alle aziende di tutti i settori e di tutte le dimensioni la possibilità di avvalersi di export manager, diciamo così, temporanei, ma anche poi professionisti che potessero in qualche modo agevolare lo sviluppo dell'azienda. È a mio avviso interessante come misura, poiché lascia libere le aziende di scegliersi i propri supporter, i propri consulenti, dando poi una risposta importante, perché si parlava ad esempio nella regione Lazio di un fondo perduto fino al 70% delle spese rendicontabili. Io credo che questa sia un'ottima iniziativa, unita anche a modalità tese a favorire le sinergie tra le imprese. Tanta gente in strada, assembramenti e persone senza mascherine, soprattutto giovani. Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, lancia un appello ai suoi cittadini per non vanificare i buoni risultati. Quindi invita il governo ad accelerare per non pregiudicare oltremodo la stagione balneare. Anche a Silvi nel fine settimana tante persone si sono riversate sui marciapiedi per la classica boccata d'aria. Da un lato la voglia di riassaporare un po' di libertà dopo il lockdown, dall'altro però la necessità di mantenere distanziamento sociale e indossare le mascherine. Su questo il sindaco Andrea Scordella ha ravvisato un cedimento della collettività e ieri pomeriggio ha lanciato un appello a mantenere buoni comportamenti e non vanificare quanto di buono fatto in precedenza, con particolare riferimento ai più giovani e ai loro genitori che debbono indirizzarli verso le buone pratiche. Sì, perché abbiamo visto che in questi giorni soprattutto gruppi di ragazzi dai 15 ai 20 anni si affollano lungo le strade cittadine, nel lungomare, e abbiamo la preoccupazione che l'atteggiamento non responsabile di questi ragazzi possa comunque generare una criticità sul nostro territorio. Dunque siamo convinti che i genitori devono vigilare nei propri ragazzi, soprattutto facendogli capire e responsabilizzandoli per garantire la sicurezza di ognuno di noi e soprattutto per l'intera città di Silvi. In caso di ulteriore indisciplina si può pensare a nuove restrizioni sulla scorta di quanto minacciato dai sindaci di Pescara e Milano. Scordella la vede così. Noi non vogliamo arrivare a questo. Sarà un'ipotesi a cui verrà valutata e vagliata, naturalmente chiedendo anche, diciamo, risposte al Comitato d'Ordine Provinciale di Sicurezza Pubblica. Noi siamo convinti che diciamo, Silvi si è comportata benissimo nella prima fase e con la propria forza di volontà potrà sicuramente uscire anche dalla seconda fase in maniera egregia. Naturalmente c'è bisogno della collaborazione di tutti i cittadini. Alla guida di un comune che punta sul turismo, Scordella invita il governo ad accelerare i tempi. Questo clima di indeterminatezza genera sicuramente preoccupazione da parte di tutti, soprattutto delle attività produttive. Lo Stato ci deve garantire quelle indicazioni, quelle linee guida a cui tutti noi auspichiamo che arrivino nei prossimi giorni, perché siamo in ritardo, la stagione estiva è alle porte, non possiamo permetterci di perdere almeno, diciamo, 3-4 mesi di lavoro, perché altrimenti a settembre avremo una situazione di disagio socio-economica devastante per il nostro territorio. E a proposito di stagione estiva, noi apriamo la nostra finestra in diretta consueta, come tutti i giorni, con Paolo Renzetti, a cui do il buon pomeriggio, così come buon pomeriggio anche al suo ospite, Andrea Berardinelli. Mi perdonerete, ma c'è un sole eccezionale, c'è il mare sullo sfondo e vorrei essere quasi al vostro posto, nonostante questa inevitabilmente potrebbe, anzi sicuramente sarà, una stagione estiva molto molto particolare. Buon pomeriggio Paolo. Grazie, grazie Andrea, grazie Jacopo, pardon, buon pomeriggio, un cordiale saluto ad Andrea Berardinelli, presidente provinciale della FIBA Confesercenti e tra l'altro anche gestore dello stabilimento L'Aretusa, dove siamo. Buongiorno, buongiorno Berardinelli. Allora, ieri c'è stato questo flash mob che avete fatto tutti voi gestori di stabilimenti balneari lungo la costa abruzzese, un solo ombrellone sulla spiaggia per dire cosa? Mandare un messaggio alle autorità locali e nazionali di affrettarsi nel darci le direttive, le linee, i protocolli con i quali potremo avviare le nostre attività, che
che scalpitano, siamo tutti su una linea di partenza e se non c'è uno sparo, un inizio, abbiamo grossi problemi sotto tutti gli aspetti. Dobbiamo preparare, dobbiamo informare i nostri collaboratori, formarli e poi adeguarci ai protocolli che ci daranno. Si era detto che ci sarebbe stata probabilmente la possibilità di partire con un po' di anticipo rispetto a quella che era stata inizialmente la data prefissata per l'inizio dell'attività. Sarà ancora possibile partire leggermente prima oppure no a questo punto? Guarda, di date se ne sono dette tante. Il problema è sempre quello, a noi occorre comunque del tempo per prepararci. E prima ci danno i protocolli e prima questa data può essere anticipata. Io credo che almeno sarebbe l'ideale iniziare il 29 di maggio, che è un venerdì, è un weekend, si prepara il weekend e potrebbe essere un punto di partenza. Però ovviamente noi siamo in attesa di qualcosa che probabilmente stanno preparando e ci daranno molto presto. Partire il 29 di maggio significa preparare tutto entro quella data. Vediamo alle nostre spalle la spiaggia spoglia, senza ombrelloni, senza alcuna attrezzatura. Ci sarà il tempo poi per il 29 di maggio eventualmente per poter far trovare la spiaggia pronta all'inizio della stagione? Io ottimisticamente dico se non è il 29 è il primo giugno. L'importante è che queste direttive ci vengano date il prima possibile, entro questa settimana per poter poi adeguarci. Dobbiamo assumere i collaboratori, formarli, adeguarli alle nuove misure di sicurezza in relazione alla pandemia, quindi almeno ci occorrono una decina di giorni, poi per l'allestimento della spiaggia e tutto ciò che occorre. Jacopo, a te la linea con Andrea Berardinelli, sì, che è a nostra disposizione per qualche domanda, ovviamente anche da studio. Io innanzututto lo ringrazio, ovviamente le do il buon pomeriggio. Volevo chiederle se riscontrato magari tra gli altri balneatori un po' di timore che, al netto del fatto che noi speriamo sempre che le direttive arrivino presto e che si arrivi comunque ad una stagione estiva più normale possibile, se ha percepito comunque un po' di preoccupazione da parte dei balneatori per il fatto che i cittadini, benché rassicurati dalle misure di sicurezza che allestirete, comunque preferiranno non venire per non rischiare. Ecco, c'è questa preoccupazione? Sicuramente qualcuno sarà preoccupato, almeno nella fase iniziale aspetterà l'evolversi della situazione. Però immagino che ci siano tanti altri pronti a voler iniziare subito la stagione balneare. Noi continuiamo ad avere persone che vengono a prenotare il proprio ombrellone, la propria attrezzatura, consci che sicuramente sarà una stagione diversa e con comportamenti differenti. Però io sento anche tanta voglia di evadere dopo tanto tempo passato in casa. Ecco, a proposito di questo, peraltro non più tardi di ieri, l'intervista al Premier Giuseppe Conte sul Corriere della Sera, che ha assicurato gli italiani faranno una vacanza quanto più normale possibile e potranno farlo in sicurezza in Italia. Vi siete comunque, al di là delle linee guida che arriveranno e che per voi adesso sono ancora ignote, però sostanzialmente da quello che pare di capire, soprattutto per la fruizione di bevande, alimenti, bisognerà attrezzarsi per consegnare all'ombrellone sia bevande che alimenti. Non ci sarà più lo stabilimento vissuto come siamo stati sempre abituati. Si va nello stabilimento, si prende il caffè, qualcosa da mangiare. Quello probabilmente non ci sarà più. Guarda, sicuramente adotteremo delle misure tali da evitare assembramenti, riunioni. Il concetto del bancone o del frigorifero a cui tutti si avvicinano per prendere il proprio gelato o la propria bevanda o qualsiasi altro probabilmente non esisterà come prima. Però il servizio, la seduta al tavolino potrà essere fatto in maniera diversa e tutto volto ad evitare assembramenti, riunioni o tutto quello che si può fare in sicurezza.
sicuramente rafforzeremo il servizio sotto gli ombrelloni e daremo adito a tutta la nostra fantasia per evitare problemi. Ci potrebbe essere, ovviamente noi parliamo sempre sulla carta, prendiamola così, proviamo a fare delle ipotesi. Controllo sotto l'ombrellone, ma potrebbe esserci anche un controllo nel momento in cui si va in acqua. Un controllo ulteriore, oltre a quello che già c'è, ovviamente. Sì, il controllo già c'è, diciamo che di solito c'è un addetto alla sicurezza che è un bagnino brevettato. Per le regole in base alle regole che ci daranno, sicuramente interverrà anche per il distanziamento e per evitare assembramenti. Questo mi pare abbastanza ovvio, almeno nelle fasi iniziali per educare le persone saremo molto stringenti nell'applicare le regole. Però questo era immaginabile e alquanto tra parentesi scontato che avvenisse. Ecco, le faccio l'ultima da parte mia, visto che si è molto parlato in questi giorni, primi giorni di fase 2, di assembramenti, di gente senza mascherina, proprio a Pescara il 1° maggio, lo ricordiamo tutti, c'è anche un po' di timore che questi comportamenti che precedono la stagione estiva possano veramente creare ulteriori problemi in relazione alla curva dei contagi? Cioè, se il 1° maggio, no, speriamo di no, se il 1° maggio ci dovessero essere in futuro dei contagi dovuti agli assembramenti di questi giorni, e poi si torna tutti punti a capo, ecco. Io credo che dobbiamo ricominciare, cercando di ricominciare in sicurezza, nella massima sicurezza, e ovviamente ci deve essere sia una fase 2 che una fase 3, quindi se non pensiamo, se mai iniziamo, mai verifichiamo tutto questo, quindi io credo che dandoci i protocolli giusti andremo tranquillamente avanti e non ci saranno nessun problema di ordine sanitario. Io spero, mi auguro che poi l'utente, la gente si adegui a queste nuove regole e noi comunque faremo di tutto per farle rispettare. A proposito, l'ultimissima davvero, e chiedo perdono perché l'ultima era quella di prima, adesso mi gioco davvero l'ultimissima. A livello di prezzi, ci saranno dei cambiamenti? Comunque il fatto che una spiaggia con meno ombrelloni, diciamocela tutta, diventa anche un po' più esclusiva, e dunque potrebbero risentirne i prezzi, oppure no? Oppure come categoria vi siete di fatto imposti un calmiere, un paniere, ecco. Di questa cosa io parlo a livello personale, ho parlato con altri colleghi. In genere, almeno per questa zona dove siamo noi, Pescara Portanova, resteranno invariati o leggermente aumentati, ma di una percentuale minima, i prezzi. La categoria ha solo bisogno di lavorare. Quest'anno non sarà un anno di espansione, ma sarà un anno di mantenimento. Noi speriamo almeno di mantenere e di poter fare fronte alle spese sia fisse che variabili a cui andiamo incontro durante la stagione. Paolo. E proprio su questo, prima di chiudere, la domanda è conseguenziale. Voi cosa chiedete a livello economico alla Regione e al Governo? Mi riferisco all'IVA, mi riferisco anche alla questione del pagamento di tasse e tributi per quest'estate e anche per i prossimi mesi. Chiedete una sospensione, chiedete una riduzione? Io come minimo, partiamo da una base di richieste minime, di adeguare la nostra IVA a quella del settore turistico, come quello degli hotel che è il 10%, e di almeno venirci incontro spalmando i pagamenti obbligatori che abbiamo, tipo le tasse locali e le concessioni. Qualcuno chiede addirittura di toglierle completamente, io non so se lo Stato sia in grado di farlo, lo spero che sia in grado, però se non è in grado, questi pagamenti di spalmarli su più anni fiscali. Grazie ad Andrea Berardinelli, presidente provinciale della FIBA Confesercenti, nonché titolare dello stabilimento Aretusa, da dove vi abbiamo proposto questo collegamento in diretta. Da Pescara è tutto, linea a te Jacopo. Grazie Paolo, grazie ovviamente anche
ad Andrea Berardinelli. Noi rientriamo con una notizia che riguarda la nostra regione in relazione alla liberazione di sabato di Silvia Romano. C'è la giustificazione da parte del sindaco di Ovindoli, Simone Angelosante, nonché consigliere regionale della Lega in Regione Abruzzo, che aveva fatto questo post riferendosi proprio alla liberazione di Silvia Romano. Avete mai sentito di qualche ebreo che, liberato da un campo di concentramento, si sia convertito al nazismo e sia tornato a casa in divisa dell'SS? Così aveva scritto Angelo Sante, che controbatte: l'ho sentita questa mattina su Radio Maria, non sono l'unico a pensarla così, non mi sembra di aver detto niente di negativo, prosegue il consigliere regionale leghista, ho solo riportato un dato storico e oltretutto non ho fatto nessun nome della ragazza, ma comunque è un'idea che gira sulle radio nazionali. Questa è l'ulteriore spiegazione di Angelo Sante. Noi andiamo all'Aquila adesso con i primi 100 tamponi agli operai. Tutti negativi, ripartono i cantieri nel capoluogo. L'obbligatorietà dei tamponi per gli addetti aveva infatti impedito la ripartenza il 4 maggio con il resto del paese. È stato come il primo giorno di scuola per i cantieri dell'Aquila. La campanella è suonata, ma la giornata è stata per lo più dedicata ad adeguare le aree. Per vedere gli operai si dovrà attendere ancora qualche giorno. Sono ripartiti i cantieri più grandi, come quello di Palazzo Margherita, ex sede del comune, e mercoledì prossimo dovrebbe riprendere l'attività anche il cantiere del complesso di Sant'Emidio, meglio conosciuto come il Duomo, uno dei più grandi del capoluogo. In queste ore si sta approfittando del bel tempo per sistemare gli ultimi e fondamentali dettagli all'interno dei cantieri per renderli adeguati e sicuri. La ripresa sarà comunque graduale. Partiranno per primi i cantieri nei quali gli operai sono già stati sottoposti a tampone, dopo la tanto discussa ordinanza del sindaco Biondi, che ha reso questo strumento obbligatorio per la riapertura, scatenando anche le rimostranze di diverse associazioni di categoria. I primi 100 tamponi sono stati tutti negativi. L'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori, proseguirà l'opera facendo altri 500 tamponi al giorno ed anche la CNA ha predisposto uno sportello al suo interno per effettuare i tamponi. I cantieri ripartono anche nei 56 comuni del cratere con un protocollo per tracciare gli spostamenti degli operai. I costi rimangono tutti a carico dell'impresa, ma il sindaco Biondi chiede che il governo se ne occupi e che ne faccia una priorità. È sempre scontro sulla gestione della fase 2 da parte di Tua SPA. L'azienda per il trasporto pubblico regionale ha replicato alle accuse mosse due giorni fa da Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle. Ma oggi ha subito un nuovo affondo dal consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli. Il consigliere regionale Pettinari non conosce il settore dei trasporti e crea falsi e infondati allarmismi. Con una nota firmata dal presidente Gianfranco Giuliante, Tua SPA rimanda al mittente le accuse lanciate dall'esponente pentastellato due giorni fa con una manifestazione davanti alla sede dell'azienda dei trasporti regionale. Abbiamo comunque provveduto a girare molte delle critiche del consigliere Pettinari, si legge nella nota, ai responsabili del governo nazionale giallorosso, di cui pure il suo movimento fa parte, perché le lamentele investono direttive proprie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Ministra dei Trasporti, da Tua pedissequamente applicate. Per Pettinari ci sono ancora poche corse in giro e gli autisti sono oberati di incombenze, perché oltre che guidare devono sanificare il posto di guida e controllare se chi sale sugli autobus ha dispositivi di protezione individuale e rispetta il distanziamento. Tua condivide questa osservazione, dice Giuliante, ma il suggerimento di impiegare personale amministrativo a tal fine è inapplicabile, poiché questi dipendenti non hanno titolo giuridico né per sanzionare o impedire comportamenti non in linea con le previsioni di legge, né tantomeno competenze di natura sanitaria. L'utilizzo ridotto dei mezzi Tua, ricorda poi Giuliante, è imposto da una previsione specifica di ordinanza ancora in vigore ed è una richiesta curiosa se si considera che ad oggi la presenza di utenti rilevata sugli autobus è pari al 10% di quanti erano trasportati nella fase pre-Covid. La sanificazione, chiarisce poi Tua, non spetta agli autisti ma ad una ditta ad hoc ed è necessaria affinché
affinché i mezzi possano viaggiare. Agli autisti viene chiesto semplicemente, con il materiale messo a disposizione, di pulire il volante ed il cruscotto dopo l'utilizzo per lasciare il posto di guida ai colleghi del turno successivo in condizioni igienicamente adeguate. Un atto di civiltà. Ma le critiche verso la gestione di Tua non si placano e in mattinata è giunto un nuovo attacco da parte del consigliere regionale del PD Antonio Blasioli, per il quale tra corse soppresse, autisti in cassa integrazione e mancanza di programmazione, il trasporto pubblico locale è ancora alla fase zero. E capita sempre più spesso che i cittadini della provincia di Pescara incontrino un autobus con la scritta completo. Voi sapete infatti che ci sono dei meccanismi restrittivi per evitare, per favorire il distanziamento, cioè a un certo punto l'autobus, quando è pieno, a secondo della tipologia di autobus, si mette la scritta completo e non si fa più salire nessuno a bordo. Ecco, proprio per questo noi ci aspetteremmo che invece il numero delle corse fosse raddoppiato, e in realtà così non è, è rimasto lo stessissimo di quello che era presente nella fase zero. Così nella maggior parte dei casi i cittadini che incontrano questi autobus si trovano la scritta completo e l'impossibilità di salire, chiamano Tua al proprio centralino che non risponde mai assolutamente, e poi c'è un altro problema che riguarda le persone disabili, cioè gli autisti di Tua oggi non hanno nessuna disposizione che indichi loro che cosa fare nel caso in cui l'autobus sia completo e c'è un disabile che aspetta invece alla fermata. A proposito di trasporti, il comune di Teramo ha riattivato da oggi la linea 1 del bus urbano che collega la città da un capo all'altro passando per il centro cittadino. I biglietti potranno essere acquistati con SMS. Intanto l'amministrazione sta studiando un piano definitivo del trasporto pubblico locale e invita i residenti a inviare suggerimenti in base alle loro necessità. Torna lentamente alla normalità la mobilità cittadina di Teramo. Proprio oggi ripartono le corse del trasporto urbano della linea 1 e 1 barrato in modalità non scolastico. Una notizia positiva per la città, poiché tale linea è nevralgica per il sistema del trasporto pubblico. Parliamo della linea storica che collega direttamente le due periferie del capoluogo, la Cona con l'atterrato e viceversa, passando per la centrale Piazza Garibaldi. Dalle 15 corse effettuate attualmente, il servizio sulle linee indicate passerà a 49. Le corse delle altre linee verranno implementate gradualmente, anche in riferimento alle ordinanze del Presidente della Regione. L'assessore comunale ai trasporti, Maurizio Verna, ricorda che in ogni caso i mezzi pubblici vanno utilizzati per ragioni di urgenza e necessità, rispettando le prescrizioni riportate all'interno dei mezzi stessi, attrezzati tra l'altro proprio in riferimento a quanto stabilito dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e dalle ordinanze del sindaco. Gli utenti non potranno salire sui bus se hanno sintomi di infezioni respiratorie acute, quali febbre, tosse e congiuntivite. Dovranno acquistare, se possibile, i biglietti tramite SMS al numero 48 50 304, scrivendo Baltour ed esibendo poi il messaggio ricevuto al controllore. Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate, mantenendo sempre la distanza di un metro dalle altre persone. Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza. Sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo il distanziamento degli altri occupanti, indossando sempre mascherina e possibilmente anche guanti. Evitare di avvicinarsi e chiedere informazioni al conducente. Un'apposita segnaletica sarà posizionata all'interno dei mezzi per facilitare il rispetto delle norme. Infine l'assessore Verna ricorda che in comune è in corso l'analisi del sistema del trasporto pubblico locale, che si avvarrà anche delle informazioni dei cittadini e dei comitati di quartiere o frazione che sono invitati a contribuire con i propri suggerimenti. È facile immaginare che dopo questa pandemia la modalità di spostamento dei teramani cambierà parecchio. Si tornerà ad usare maggiormente la propria auto, ahimè con nuovi problemi di parcheggio, ma si spera anche nella scelta alternativa della bicicletta. Numerosi avvistamenti in questi ultimi giorni di diverse specie selvatiche e rare. In particolare parliamo di lupi, orsi e delfini, simboli dell'Abruzzo selvaggio. Unico aspetto positivo di questa emergenza è che la natura ha riguadagnato il suo spazio.
Questa è Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, un borgo medievale immerso nel Parco Nazionale d'Abruzzo che conta meno di 300 abitanti. I versi che sentite sono il canto dei lupi dell'Appennino che ululano alla superluna di maggio. I versi risuonano in tutto il paese, dando vita ad uno spettacolo selvaggio e sicuramente suggestivo. Generalmente i lupi grigi ululano per radunare il branco, per avvertirlo di un pericolo o per comunicare a lunga distanza. Ed ecco un orso marsicano, filmato 2 giorni fa vicino Villa Celiera, sulla piana del Voltigno, a 1400 metri sul versante pescarese del Gran Sasso. È sconfinato dalla marsica o forse dalla maiella, a dimostrazione dell'utilità dei corridoi ecologici, ovvero aree verdi volte alla ripopolazione di determinate specie e alla preservazione di piante ed elementi territoriali. Nel frattempo, poco a largo della costa pescarese, ecco che tra le onde spuntano dei delfini, simbolo della città adriatica, che sembrano per niente intimoriti dall'imbarcazione. Verso di noi, stanno venendo verso di noi, guarda. Sullo sfondo la maiella è nevata, uno scorcio abruzzese unico al mondo che rende facile innamorarsi della nostra terra. Durante il lockdown non sono stati rari gli avvistamenti di animali selvatici nei centri abitati, non più scacciati dal perpetuo inquinamento acustico. Lupi, orsi, delfini però sono sempre più rari in Abruzzo. L'inquinamento dell'Adriatico infatti ha notevolmente ridotto la biodiversità marina, i lupi sono sterminati da una caccia impietosa, gli orsi marsicani sono ormai ridotti a poche decine di esemplari. E questo a causa della crescente urbanizzazione e industrializzazione dei territori che hanno ridotto drasticamente il loro habitat. Alcuni progetti continuano a minacciare ulteriormente molte specie in via di estinzione. Uno di questi è quello della centrale SNAM a Sulmona, le cui infrastrutture attraverseranno diversi parchi nazionali e zone di pregio naturale. Durante il lockdown, però, sembrerebbe che la natura si sia riguadagnata un po' di spazio. Un'importante lezione per la fase 2. La speranza è che l'urgente ripresa economica non sia a discapito, come sempre accade, del patrimonio naturalistico del polmone verde d'Europa. Speriamo davvero di no. Con questa notizia noi chiudiamo la prima edizione del nostro telegiornale. Tutti i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.